Video live. Ciao. No. Cosa fai? Faccio un po' di ripresa. Ah, anche a me no. Eh sì, perché no? No, dai. Un po' di interviste per la festa dell'uva faccio adesso. Dimmi un po' com'è nata la festa dell'uva. Di quelli che hanno partecipato alla festa dell'uva. Neanche lì e basta. Ma anche l'unico vivente. La festa dell'uva è nata così, sta a sentire. Io ero in banca, era i primi di settembre, no? Mi sento bussare ai vetri e mi fa, c'è uno grosso che vuole parlare con te. Guardo, gli era Muccio Romualdo, presidente della Proloco. Marita Andreani, ti devo parlare perché voglio fare la festa dell'uva. Ma come? Il marito, vado a vedere quella là che fanno a... Da dove era Rio Maggiore. Ma quindi l'avete fatta a Spezia la prima? No, la prima l'abbiamo fatta lì. Secondo me due cavalletti e due tavole. Era... Poi la quest'anno come va la festa? Come la vedi? In positivo, cose belle, dai. Ci siamo ancora, ci siamo dopo tanti ci siamo anni. Davvero, ci siamo. Dopo tanti anni, vabbè, io relativamente poco che la faccio, però. Ci siamo e come se ci siamo, come dicevamo, come hanno detto quasi tutti nella disfida, pochi ma buon. Bravo, no? sì, e ci dobbiamo quindi, divertire. Divertire prima di tutto, chiaro che è un impegno, però a prescindere da tutto ciò, noi cerchiamo di divertirci, la festa va avanti, siamo meno rioni, siamo in meno gente, ma come si può vedere lo spirito c'è, l'entusiasmo non viene a mancare. Silvo, come la vedi quest'anno, bene? Io spero che venga tanta gente. Le giornate sono bellissime. Davvero? Andata bene. Siamo sempre dell'idea che deve vincere Vezzano, non deve vincere il capitolo, il borgo, o Rione Piatto, o Rione Montale, San Michele. Deve vincere Vezzano. Bello. Noi dobbiamo fare una festa per Vezzano. Robby! Va bene. Sfogliamo! Vedi che è una cosa... Com'è Davide? Sfatto? Sfatto ma contento. Come va? Qualcosa di bello in positivo? Gente, tutto a posto. Basta. Siamo un po' indietro ma recuperiamo. L'importante è fare la festa a pochi, come hanno detto alla disfida ieri sera, pochi ma buoni. Bye.
ci sarà un'installazione che sta a rappresentare appunto la nostra voglia di rinnovare questa festa e per darle un richiamo a livello, come era una volta, a livello regionale, siccome che è la festa più antica della nostra regione. Allora, gli ombrelli, come la tradizione tramanda, servono, come servono anche tutt'oggi, a proteggersi sia dalla pioggia che dal sole. Ed è proprio sul concetto della protezione che ci siamo soffermati quest'anno. Gli ombrelli rappresentano la volontà appunto di nostro Giglione di conservare la nostra tradizione, che è rappresentata sottostante. Infatti, sotto, abbiamo allestito la via come si addobbava una volta, quindi con oggetti semplici. Canta zenta, Clarida. Ma chi l'ha venuto? Mi ho sentito, vuoti, mi parla, perché gli affari, come si chiama? Per megafono. Se sei proprio sempre tutto. Ah, sono preparato. Ma che fa da voi, allora? E me che sta zitto, me che sta zitto. Me che sta zitto. Grazie. La terra, un po' di movimento, andiamo. Mi piace star tanto. Cosa la fa anche lei l'intersacco? Prima sto vedendo come si zoga sto zogo. Baciato. Me hanno parola. Andiamo. Tira lì. Ah, ma tirà il balò! Ma te se sei! Ti metto male! Che beccia! Oh ma! La mucca la noccio sta qui! Porca miseria! Ma spiega ma che cosa? No, tiri! Tira la sopra! Tira la sopra che poi non deve schifare nulla! Tira la sopra! Oh, un altro zogo che mi piaceva da fatta! Come mi piaceva! E ho già avuto pampa, perché lei deve stare! Mira un po'! L'angolo della cucca! Canta te li giovano, canti salami che te portevi a ca! E quella pasta non è antica! Non l'ho vista sta qui! Ma sai che non lo so? Ma come? Ma dopo qualche salto, visto che lei era troppo in auto, pensavo di farmi senza. E non va serva. Mangia il bomberghiri e scoiattoli. Che lo cane posso avere? A tu dago! L'embriaga! Devi! Ah, l'embriaga! Ma tu la fa? Ma la va cancare! La va cancare! Mi sei troppo buono! Ma da dove la vedi? Lei è spesa, lei mica deve fare! Bravo! Fanti! Piemer salamo! Timer salamo per questo modo. Che vuol detto? Guardate te! Va su! Va su! Sempre della fe, va su! Va su! Allo! Allo! Fantazzone! Yeah! Yeah! Va su! Va su! Via il salamo! Bella della comà! Tutto te! Come da via! Non te ne posso salare! Ma cos'è? C'è! La pecora nel bosco, 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 intanto vi do il benvenuto nel Rione Piazza.
Quest'anno il nostro tema è la storia del rione e quindi abbiamo deciso di dividere i vari spazi del rione nei decenni da quando è nata la festa dell'uva. Allora, questi sono il primo decennio della festa dell'uva. La festa dell'uva nasce nel 1961. Queste sono le foto che ci sono rimaste dei primi decenni della sagra. E come vedete lì c'è il precursore, colui che il primo presidente Prolocco ha fondato questa festa, che nasce dall'idea di pochi, proprio dei contadini mezzanesi che insieme ad alcuni sportivi della zona hanno deciso di unire le forze e i prodotti del nostro territorio per far nascere la sagra. Come vedete le ragazze, anche se siamo negli anni 60, sono ancora vestite fino agli anni 50, insomma, perché è proprio agli inizi del 60. Tante persone qua si sono riconosciute e questi sono i primi anni. No, assolutamente. Allora, adesso entriamo nel decennio degli anni 70. Allora, prego, venite qua. Allora, questo è il decennio degli anni 70. In realtà il rione Piazza nasce nel 78, quindi siamo proprio alla fine. Tant'è vero che anche qua avete poche foto sempre del rione, perché nasce proprio negli ultimi due anni del 70. Come potete vedere ancora non c'erano addobbi, ma si usava semplicemente distribuire del vino. Quindi si facevano delle piccole osterie, delle taverne, che noi vi abbiamo riprodotto, dove gli avventori potevano appunto degustare il vino locale. Questa è la piazza come era negli anni 70. Grazie! Se si va è bene, sono parato. Se ci siete passiamo al centro degli anni 70. Guarda la carta sul tavolo. Questo è il decennio degli anni 80. Gli anni 80 sono stati gli anni più gloriosi della piazza, in cui sono state fatte tantissime cose che hanno richiesto tanta fatica, ma anche tanto, tanto denaro. Potete vederli appesi alle pareti. Sono state costruite, fatte proprio delle costruzioni enormi, gigantesche, anche se in realtà poi la piazza ha vinto poche volte. Erano pochissime persone che però avevano talmente a cuore il territorio che anche se pochi avevano deciso di continuare. E quindi, come vedete dagli addobbi, le scene si erano molto ridimensionate proprio perché si era in pochi, quindi si riproducevano interni di case, come quello ad esempio che vi facciamo vedere là, c'è tanta gente, cioè persone che magari rifanno la pasta fatta a mano, interni di case, caminetti, donne che cuciono con le macchine da cucire antiche. E insomma gli anni 90 sono stati questi, sono stati un anno in cui la piazza si è un pochino contratta, per poi passare al 2000 dove invece abbiamo ripreso slancio. Ma che siamo? La signora che fa la pasta fantastica, fiera. Adesso mangiamo le tagliatelle della nonna Pina. San Michele, parti da qua e arriva fino sulla torre pentagonale. Noi siamo i Capurioni e adesso vi mostreremo i nostri addobbi e la scenetta di tutti. Prego. Ok. Allora, tutti gli addobbi sono fatti con materiali di ferro, di piani, spazio, paglia. Signor Marchese, la prima volta che ho parlato con te. Bene. Dove è? Buongiorno signor Marchese, a San Chi per la vendemmia della sua vigna. Come ogni anno siamo venuti a dividere il raccolto. Bene, ho sentito che quest'anno gli è un po' scarso, perché hanno più l'uva non è cresciuta. Sì, sarà scarso, l'uva è poca, ma il vino viene buono, molto buono. Anzi, signor Marchese, non sa bere un gotto di vinta la nostra cantina. Mira, stavo andando su, a venire su tutti quanti che andano alla mia di cantina. Boh, andiamo. Così poi a fare il paragone con quello d'estate. Sì, guarda quanto è fantastico, guarda. Sei stato proprio bene, oggi.
Quanto fa tanto? Sei bravi forti, eh. Oh, io posso tutti bravi fare. Dammi chi fatica. Fatica. Andiamo dietro alla Marchese. Ma il porco, gli l'aveva ammazzato. L'aveva ammazzato, sì, abbiamo fatto anche dei buoni salami, dei musso a Sagiano. Allora mangia anche quello lì, che Corvini che sta bene. Anzi, Pier, dica, Corvini, il salamo, che sta bene anche un bel raffo d'uva. Me l'ambelino, le donne gli ha un bel cavagno. Allora andà su. Dai, su. Anche il porco lo tiene bene. Gli tiene bene anche il porco. Ma ne ven pur freddo d'inverno, olive, non se ne accorge. Ho capito, ma poca uva, poche olive, cosa fai? Pochi salami. Poi il salame con porco, infatti, chi? Demo su, va. Meglio d'asso. A te che lo voglio, a me. Guarda. Buongiorno caro. Benazio, gli ha portato il porto sul raccolto. Bravo Benazio. Via via che anche ti Liuccio. Raccolto. Liuccio. Marchese Podevin. Calabria denti coi. Superiore. Bacco. A chiamare Bacco. Bacco! Bacco! Forza, forza! Oh, adesso abbiamo! Adesso abbiamo!
abbiamo voluto appunto rappresentare così il nostro entusiasmo per la festa che nonostante che se ne dica c'è ancora ed è ancora sentita meno, noi la sentiamo. Ciao!